Luigi Agnolin non ha avuto bisogno di usare il pugno di ferro. Un paio di ammonizioni, quella di Mancini per proteste, in una partita Sampdoria-Inter rivelatasi bella, avvincente, estremamente corretta. Ha vinto la Sampdoria giocando un primo tempo alla pari e alla grande con l'Inter e fornendo poi ai nerazzurri, nel secondo tempo, un'autentica lezione di calcio. Le due formazioni, sul prato del Ferraris, oggi perfetto, fanno subito capire di voler vincere, ma la Sampdoria gioca più sciolta. Si vede subito che i bucerchiati sono in giornata. Vjerkovod e Mannini risultano inappuntabili sui rispettivi più bravi avversari, vale a dire su Serena e Klinsmann. Berti e Ferri a turno soffrono invece il tono atletico e tecnico di Gianluca Vialli, le variazioni sul tema di Mancini e gli inserimenti di Dossena. Ma è soprattutto il centrocampo dell'Inter a soffrire. Fanno lavoro di quantità Matteus e Berti, ma hanno di fronte Cerezo e Katanec. Il brasiliano delizia per inventiva e suggerimenti, lo jugoslavo per continuità, concretezza, lucide geometrie ed inserimenti puntuali sotto rete. Il gol di Vialli al 32esimo, bello, ci sta e non fa una piega. E poi ci si aspetta la reazione dell'Inter, ma non è così, lo vedete, e lo dimostra Cerezo, e ci si attende un grande secondo tempo. Ed è così, ma lo fa la Sampdoria, più lucida, più fresca, più convinta. Il gol che chiude la gara, dopo il tentativo di Berti, la gran parata di Zenga su Katanec, l'occasione di Klinsmann su perfetto centro di Bergomi, dalla destra, il gol che chiude la partita è splendido e porta la firma di Toninho Cerezo, a conclusione di un'azione corale della Sampdoria, che si prepara così alla trasferta norvegese di Coppa, con uno spirito allegro e forte di questo ottimo, difficile collaudo. E Trapattoni, che dice? Quando si subisce così non è certo la difesa, che oggi credo che tra l'altro sia stato il reparto maggiormente impegnato, ma che si è disimpegnato nel migliore dei modi. C'era una non copertura totale, c'era una relativa partecipazione al gioco offensivo, anche poco lucido, quindi sono motivi che dovrò andare a ricercare io stesso con la squadra domani.